le cose sono messe male, abbiamo capito, anche ieri c'è stato un naufragio a Lampedusa, quindi siamo molto dispiaciuti per questo. Io da tanti anni che mi occupo di queste persone, perché sono delle persone, e ho cercato di raccontare tutto quello che ho visto, perché mi sentivo una responsabilità, un dovere di raccontarlo, quindi attraverso tutto quello che era possibile, tutti i mezzi che potevo avere a disposizione, e beh, insomma, sono riuscito e sono stato fortunato perché delle persone mi hanno dato questa possibilità. Parlo di Gianfranco Rosi, parlo di Maurizio Zaccaro, che mi hanno dato la possibilità di raccontare queste cose attraverso il cinema. Ho scritto anche dei libri, Lacrime di sale, Le stelle di Lampedusa, proprio per cercare di far sapere al mondo quello che succede, chi sono queste persone, i loro viaggi, le loro sofferenze, i loro nomi e cognomi, perché non è vero che sono numeri, neanche flussi, neanche migranti economici, climatici, non sanno più come chiamarli, flussi li chiamano, sono delle persone, persone sfortunate, devo dire, e io ho cercato da medico, ovviamente, ma anche da uomo, di dare una mano d'aiuto a queste persone, perché è giusto, non è come dire una facoltà aiutare le persone, è un dovere salvarle, un dovere aiutarle. Io l'ho fatto e ho cercato anche di raccontarlo questo, perché ho visto tanta indifferenza, ho visto tanta, come dire, quasi disinteresse verso queste sofferenze, queste persone, quasi una assuefazione. Beh, ancora, diciamo, questo fenomeno è trattato come un fatto emergenziale, si parla di emergenza sbarchi dopo 30 anni, è un fatto strutturale, ci dobbiamo fare una ragione e come tale dobbiamo affrontarlo, cioè dire con intelligenza, razionalità, lungimiranza, e questo lo può fare solo la politica, perché, sa, ci sono stati momenti di dubbi anche per me in tutto quello, di come mai cambiano le cose là tutti i giorni, sentire sempre le stesse cose, a vedere le stesse atrocità, a stare male, a vomitare, a piangere, ad avere paura. Quante volte ho avuto paura che voi non lo immaginate, soprattutto quando devo aprire quei sacchi oppure devo fare delle ispezioni, e quindi o scendere in una stiva dove ci sono dei morti, anche se sono un medico, ma sono un uomo, no, è normale. E quindi volevo fare, come dire, attraverso i film, attraverso i libri, scuotere la coscienza di chi oggi ancora si gira dall'altra parte, e in modo particolare devo dire l'Europa che, dove adesso faccio parte anch'io, quindi me ne prendo anch'io la responsabilità, però il mio impegno è quello di cercare di fare capire all'Europa che abbiamo una responsabilità e quindi dobbiamo aiutare queste persone. Lo sto facendo, infatti quando sono arrivato in Europa e ho avuto, come dire, la fortuna che molta gente mi ha votato, ma tanta neanche, quindi questo mi dà speranza e fiducia, perché evidentemente c'è tanta gente buona che la pensa come me, che crede in certi valori. E quando sono arrivato in Europa la prima cosa che ho chiesto era la commissione LIBE, libertà civile, quindi immigrazione, affari interni, giustizia. E poi ho chiesto anche di avere il dossier che riguarda la riforma del regolamento di Dublino, e l'ho avuto, per cui sto lavorando su questo, spero di fare in modo, attraverso, ecco, la mia testimonianza, ma anche attraverso il mio lavoro, di fare capire all'Europa, insieme con tutti gli altri che stanno vicino, ci sono tanti deputati e miei colleghi che lavorano insieme a me per questo, di riuscire a ritrovare la strada, quella dell'umanità, di quei valori per cui è stata fondata l'Europa stessa, no? I padri fondatori sono basati su questi valori dell'accoglienza, della solidarietà, dei diritti umani, dello Stato di diritto. Di questo si parla tutti i giorni in Europa, però penso che, insomma, si parla un po' di, come tante a parole e poco nei fatti. Io spero di cominciare a fare dei fatti, e quindi l'Europa deve veramente cominciare a fare qualcosa per queste persone, sia in Europa ma anche a casa loro. Quando si dice a casa loro, è ovvio che bisogna fare qualcosa a casa loro, ma bisogna fare veramente, perché nessuno vuole lasciare la propria terra, nessuno, se non è costretto. Noi sappiamo che queste persone non hanno alternativa, e quindi affrontano dei viaggi che sono terribili, poi affrontano il Mediterraneo, dove spesso gli lasciano la vita, per poi arrivare in Europa ed essere rifiutati. Non è corretto, non è umano, è qualcosa di vergognoso. E allora ecco che l'Europa invece deve cambiare strategia, riprendere quei valori e mettere al centro di tutto la persona, l'uomo, e poi tutto attorno quello che ci sta. Beh, se non facciamo questo abbiamo sbagliato tutto, se invece lo facciamo forse facciamo onore all'umanità intera. Io sono certo di questo. Qualcuno dice, ma forse è difficile. Sì, lo so che è difficile, però io ci credo, sono 30 anni che ci credo e non mollo se prima, ecco, non si farà qualcosa. Dopodiché forse tornerò a Lampedusa a fare il medico, che è la mia passione.